Ti è mai capitato di dover suonare un brano che reputi difficile? Magari hai accettato la sfida e ci hai provato, però non ha funzionato. Allora nel tuo intimo ti sei dato dell'incapace e del presuntuoso, ma alla fine non hai capito come mai non ci sei riuscito. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il creatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e ho una domanda per te che mi permetterà di aiutarti. La domanda che voglio farti è: ma sei sicuro di avere dei solidi fondamentali? Beh, lascia che ti dica che un batterista intelligente è uno che ha degli ottimi fondamentali. Siccome ti reputi intelligente e sono sicuro che lo sei, altrimenti non staresti guardando questo video, mi starai rispondendo: certo che ho degli ottimi fondamentali, ma con chi credi di parlare? Con lo spiro di mente e il tamburo? So leggere uno spartito e pratico 2 ore al giorno. Ottimo, se è così, dimostra che sei già molto più avanti della media. Significa che sei un batterista appassionato ed assennato. Però vorrei farti riflettere su un paio di cose. Sei sicuro che questi fondamentali che mi hai elencato siano i reali fondamentali che ti servono per distinguerti dagli altri? È inutile che ti dica che conosco gente che studia 5 ore al giorno, che va a lezione da tizio, che magari frequenta la scuola tal dei tali, magari pure all'estero, Per cui la grande notizia è che non è il numero di ore che studi o la scuola che frequenti che ti faranno entrare nel club dei batteristi intelligenti. Non sono questi i fondamentali a cui mi riferivo. Non preoccuparti, non sto dicendo che sei stupido o superficiale. Vorrei solo che tu spostassi la tua attenzione su un altro tipo di fondamentali. Per esempio, prova a considerare questi 4. 1. Attitudine positiva. 2. Disciplina. 3. Pazienza. 4. Un ottimo rapporto con la tecnologia. Con attitudine positiva intendo la tua voglia di imparare argomenti che potrebbero sembrare a te inutili e noiosi. Per esempio, affrontare lo studio di stili musicali a te poco congeniali. Essere disposto a leggere tanti libri che riguardano il nostro argomento. Imparare a stare concentrato per lunghi periodi di tempo, evitando ogni distrazione. Oppure studiare materie extra batteristiche come composizione e arrangiamento, per esempio. Con disciplina mi riferisco al fatto che per suonare bene uno strumento come la batteria bisogna allenarsi spesso, non far passare troppo tempo fra una sessione di studio e la successiva. Impara a rinunciare alle cose che potrebbero inutilmente distrarti dallo studio. In questo caso mi riferisco alla tua gestione delle priorità. A cosa sei disposto a rinunciare per dedicarti allo studio del tuo strumento? Perché a qualcosa devi rinunciare. Da qui non si scappa. Stabilisci il tuo obiettivo e datti da fare. Comincia ad eliminare le scuse che tolgono tempo e concentrazione al tuo studio. Suddividi un grande obiettivo a lungo termine in piccoli sottoobiettivi a breve termine. La pazienza è fondamentale. Impara ad avere pazienza e ad avere fiducia in te. Se certi risultati che ti aspettavi non sono ancora arrivati, forse è perché hai posizionato l'asticella del tuo obiettivo un po' troppo in alto. Per cui non demoralizzarti. Abbassala e abbi pazienza. Questo non è un percorso prestabilito. Te lo aggiusti strada facendo. Non c'è fretta. Ci sono solo 2 tipi di cose: quelle fatte bene e quelle fatte male. Ricordati che un successo ottenuto senza sforzo svanisce molto velocemente, non regge a lungo nel tempo e le scorciatoie prima o poi si pagano. E infine, avere un ottimo rapporto con la tecnologia digitale oggi non è più un optional. Non sto parlando di WhatsApp o Snapchat. Sto parlando di imparare ad usare i software musicali che ti aiuteranno a studiare, suonare e promuoverti meglio. Quindi, se tu vuoi costruire la tua riuscita come batterista, qualunque sia il livello del tuo obiettivo, devi poggiarla su fondamenta robuste, e le fondamenta solide si costruiscono con l'intelligenza. In conclusione, se lavorerai fin da subito su questi fondamentali che ti ho appena mostrato, non avrai difficoltà a entrare nel club dei batteristi intelligenti. Quindi studia con intelligenza.